Vile attacco a colpi di macete in una chiesa della parte meridionale della Spagna. Una persona purtroppo è morta, si tratterebbe di un sagrestano, altri quattro purtroppo sono rimasti feriti in questo attacco che si è verificato precisamente nella parrocchia di San Isidro di Algeciras. Ci troviamo nella provincia meridionale proprio di Cadice. Cadice. Il parroco versa in gravissime condizioni fisiche per quello che purtroppo è accaduto. Un uomo sarebbe l'autore di questo vile gesto di origini marocchine, il quale è stato ovviamente fermato al momento. Non si conoscono i motivi che hanno spinto il personaggio in questione a compiere un crimine del genere, probabilmente un motivo di stampo prettamente religioso. Secondo Il Mundo, questo quotidiano spagnolo, l'uomo marocchino si sarebbe recato proprio in questa chiesa, quella di San Isidro, ubicata in uno dei quartieri più famosi della città. Avrebbe discusso animatamente col padre, con cui lo avrebbe accoltellato con la katana. Poi si sarebbe messo in un'altra direzione, cioè nella chiesa di Santa di Nuestra Signora, che si trova per l'appunto alla Palma. E lì avrebbe ucciso il sagrestano e il padre Diego Valencia. L'uomo per fortuna però è stato assicurato alle autorità competenti, quindi è stato relativamente arrestato. Ci sarebbe anche un testimone di questo vile attacco, si chiama Raul Okeana, il quale è stato intervistato facendo sapere che l'aggressore era dapprima in una chiesa di San Isidro, che è prima dell'attacco, e poi si è spostato. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Questa situazione ovviamente non è bella perché potrebbe anche esserci dietro un attacco di tipo terroristico. Da narratore italiano è tutto, ciao a tutti, una buona giornata a voi.